Spoiler, capitolo 1130. Il titolo è già interessantissimo. Il principe maledetto. Entriamo al 100% nella saga di Elbaf. Entriamo nel mood di Elbaf. Iniziamo a capire cosa succederà. Cosa dovranno affrontare Mugiwara. Io sono settimane che dico sempre la stessa cosa. Elbaf avrà una propria storia, ci sono dei fatti che riguardano l'isola in sé per sé, non il mondo esterno, ma l'isola, e i Mugiwara si troveranno in mezzo a delle situazioni che dovranno risolvere. Questi spoiler iniziano, per quanto mi riguarda, a dirci questa cosina qua. Il principe maledetto, ci viene introdotta la figura di Loki, che così, senza nemmeno averlo visto, ragazzi, senza nemmeno aver letto una vignetta, un suo balloon, secondo me sarà un personaggio interessantissimo, e la saga di Elbaf sarà una saga come tutte le altre, cioè con una sua storia, con uno svolgimento, col cattivo finale, e sarà lunga. Non so quanto lunga, ma non aspettatevi una saga di 20 capitoli. Per quanto mi riguarda sarà dai 50 e su, in su. 70, 80, 90, 100. Succederanno tante cose, è una saga importante. Non sarà breve. La cover. Qualcuno ruba la spada di Yasuye mentre Tama e Yamato dormono, quindi continuano a esserci dei furti, le sparizioni, i furti, c'è qualcosa di strano a Wano, e vediamo un pochino dove ci porteranno queste mini avventure, però non andiamo oltre con i discorsi, concentriamoci sul capitolo. Vediamo gli altri Mugiwara che si stanno dirigendo verso Elbaf, quindi chiusa l'introduzione con i 5 più 1, ovvero i 5 originali più Chopper, l'animale da passeggio, ritorniamo anche sul resto della ciurma che si sta avvicinando all'isola. È probabile, forse, che Dory e Brogy abbiano capito dove, nel senso, cosa è accaduto ai Mugiwara, e quindi hanno deciso di approdare sull'isola di Elbaf. Le taglie di Dory e Brogy sono salite a 1 miliardo e 800 milioni. È una taglia pazzesca, perché hanno una taglia così alta? Non vorrei sbagliarmi, vado a memoria. In passato i giganti avevano una taglia da 100 milioni, 100 milioni di berry. Però questa taglia era stata in un certo senso congelata, perché Dory e Brogy erano spariti, si erano messi lì a Little Garden e non si erano fatti più vedere. Il loro ritorno segna il ritorno anche dei pirati guerrieri giganti, quindi una ciurma pericolosissima del passato. E probabilmente il governo li ha visti come personaggi pericolosi. Inoltre, il primo gesto che hanno fatto appena tornati è stato quello di andare ad aiutare Rufy e gli altri a Egghead. Quindi sono anche loro colpevoli di quello dell'incidente dell'isola di Vegapunk. E ciò giustifica un pochino l'aumento così vertiginoso della taglia. Non c'è stata una progressione, perché ripeto, è come se fossero state congelate, ma c'è stata una decisione netta in questo momento. Ok, sono tornati, sono forti, sono i capitani di una ciurma potentissima, sono pericolosi, si sono schierati con Rufy, un imperatore, allora gli diamo una taglia alta. Erano i 100 milioni che gli stavano stretti. 1 miliardo e 800 milioni per i capitani di una ciurma così pericolosa ci può anche stare. Le ultime notizie dei giornali comunque dicono che Luffy ha ucciso Vegapunk e distrutto Egghead appunto con l'aiuto dei giganti.
era quello che ci aspettavamo, nel senso che la colpa è stata data a Rufy. Rufy viene descritto come un pirata problematico nel mondo, ma ciò ne accresce anche la fama, no? Perché comunque nel mondo di One Piece i pirati dai cittadini comuni vengono considerati i cattivi, e quindi più fanno azioni cattive, più la loro fama nel mondo come pirati aumenta. Perché è quello che i cittadini si aspettano che facciano i pirati, azioni malvagie. E dunque, cioè, è divertente che c'è Morgans che praticamente sta contribuendo in un modo assurdo alla crescita di Rufy. Alla fine avevamo visto che Morgans su Rufy ci ha puntato, quindi vuole renderlo il pirata più temuto al mondo. Ci trasferiamo poi, subito così, improvvisamente, questo rigo degli spoiler è pazzesco, ed è quello più interessante del capitolo insieme al prossimo, che ora vi vado a leggere. Ci viene detto, Loki ha ucciso suo padre per ottenere un frutto del diavolo leggendario. Quindi, cosa veniamo a sapere da questo rigo di spoiler? Uno, che vediamo Loki, che dovrebbe essere uno dei personaggi più interessanti di questa saga. Due, che ha ucciso suo padre. Quindi, qualcosa di forte. Tre, per ottenere un frutto del diavolo leggendario. Tre informazioni, una più grossa dell'altra, all'interno di un rigo e mezzo. Loki ha ucciso suo padre per ottenere un frutto del diavolo leggendario. Qual è il frutto del diavolo? È riuscito a mangiarlo il frutto del diavolo? Ha veramente ucciso suo padre? Loki è un personaggio cattivo? Quindi, cosa ci dice questo capitolo? Questo capitolo ci dice che Loki potrebbe essere l'avversario di questa saga, ma io non ne sarei così sicuro. Domani uscirà il riassunto, quando vedrete questo video su YouTube sarà stasera, cioè nel senso non è domani ma stasera che uscirà il riassunto. E non so se Loki effettivamente da questa informazione può già essere considerato il cattivo della saga, perché chissà, magari non è stato lui ad uccidere il padre, è quello che si crede. Sono curiosissimo. Sono davvero curiosissimo di capire un pochino com'è andata e di venire a sapere qual è il frutto del diavolo. Altra questione molto interessante è che Rufy lascia il suo gruppo per incontrare Loki, che è incatenato a un albero. Quindi Loki, dopo aver ucciso suo padre, probabilmente è stato catturato. I Leaker hanno aggiunto un'informazione, ovvero che a quanto pare Loki di Loki è così potente che Sanji, Rufy e Zoro appena escono, praticamente appena arrivano su Elbaf, appena vedono Elbaf, si rendono conto di questo Haki assurdamente grosso, di questo potere enorme, e quindi Rufy lascia il gruppo per incontrarlo. Probabilmente è incuriosito e va a vedere, vuole capire chi è questo personaggio così forte. Quindi, quando Loki, Big Mom ci diceva che il matrimonio con Loki l'avrebbe portata a essere la regina dei pirati, intendeva che oltre alla forza dei giganti avrebbe probabilmente preso con lei anche la forza di Loki, personaggio dunque potente. Ciò magari andrebbe ancora di più a confermare l'ipotesi di un eventuale nemico, cioè un nemico forte da sconfiggere. Ma io ripeto, non ci metterei la mano sul fuoco. Potrebbe essere anche un alleato, in realtà il nemico è qualcuno che si nasconde. Le ultime due pagine di questo capitolo, dice il Leaker, sono fantastiche. Vediamo tutto il villaggio di Elbaf con il castello. Inoltre, Loki non ci viene presentato solo come silhouette,
lo vediamo interamente, e ha un aspetto bestiale, è stato l'aggettivo usato dal leaker, nel senso molto serio, molto che sembra essere molto pericoloso, molto forte, imponente. E quindi io questa cosa mi incuriosisce ancora di più, voglio vederlo tantissimo. E infine ci viene detto che sotto la cima di Yggdrasil c'è un livello, un piano, al centro della cima, in cui si trovano il castello e il villaggio. Voglio capire anche questa cosa. Com'è fatta l'isola dei giganti? Cioè, c'è un'isola intorno e poi c'è una parte superiore col villaggio di Elbaf sopra Yggdrasil? Cioè, è interessante come cosa, no? Cioè, sono davvero curioso di capire la geografia di quest'isola. Scopriamo un pochino di lore sul luogo, ovvero Loki ha ucciso suo padre, quindi ci sono state delle problematiche. Scopriamo che c'è un frutto del diavolo leggendario, bisogna capire se l'ha mangiato, e scopriamo forse che Elbaf è un villaggio che si trova su Yggdrasil e quindi c'è qualcos'altro intorno. Tanta curiosità. Secondo me, quando vedremo poi effettivamente il capitolo, le tavole, resteremo soddisfatti. E Loki mi incuriosisce tanto, lo dico da settimane. Quindi non vedo l'ora che Oda mi mostri questo personaggio. Bisogna aspettare soltanto qualche giorno.